Eccoci qui, il nostro appuntamento con Quattro Chiacchiere con, in collaborazione con il collettivo Scrittori Uniti. Questa sera presentiamo due autrici, iniziamo dalla prima, Morgan Mentil. Ciao Morgan. Ecco, Ciao, ciao, grazie. parlaci un po' di te e di quello che scrivi. Dunque, io sono autrice emergente, come si suol dire, ho pubblicato il mio primo libro nel 2017, si intitola La scelta. Nasce come paranormal romance, è un libro anche molto avventuroso, tant'è che si svolge innanzitutto a Milano e prende spunto da una situazione molto dinamica, nel senso di una protagonista femminile che si trova coinvolta in una serie di attacchi che distruggono la terra e dovrà risolvere il mistero e scoprire che cosa si cela dietro questi eventi che sembrano molto simili agli attacchi terroristici e nel frattempo si sviluppa in parallelo una storia d'amore con un personaggio misterioso. Quindi è un libro che è nato da un mio sogno di quando ero giovane, perché mi è sempre piaciuto molto scrivere, però ci sono voluti un bel po' di anni prima che io riuscissi a maturare la mia forza di scrittrice, perché comunque realizzare un romanzo dà un'idea, è qualcosa che richiede impegno e dedizione. E negli anni ho potuto a mia volta sperimentare delle situazioni di vita che mi hanno permesso di aggiungere a quell'idea iniziale di quando ero adolescente dei temi che per me sono molto importanti. Quindi questo è un romanzo che si può leggere, diciamo, a più livelli, nel senso che può essere tranquillamente una storia d'amore e di avventura, ma anche una storia dove si portano in campo degli argomenti come ad esempio il libero arbitrio, la libertà di essere se stessi, il riscatto e la speranza. È un romanzo in cui ho messo dentro quello che è la mia passione anche per il genere umano, cioè la voglia di credere che ci sia un'unione che fa la forza. Quindi è un romanzo che è stato definito anche un po' dal taglio mistico per questo motivo, proprio perché ogni personaggio ha un percorso interiore che lo porterà poi a capire che cosa vuole fare di se stesso e della sua esistenza. Certo. Ecco, parlaci invece di questa tua, insomma, collaborazione. Tu fai parte del collettivo Scrittori Uniti. Che cosa rappresenta per te il collettivo Scrittori Uniti? Pochi mesi fa, quindi sono proprio una new entry e ho fatto con loro il Salone della Cultura a Milano lo scorso gennaio e mi sono trovata molto bene perché mi piace tantissimo lo spirito che c'è in questo gruppo, c'è uno spirito di collaborazione dove si sviluppa una bella interazione tra gli autori, c'è molta positività e diciamo un genere di gruppo che mi piace perché credo comunque che tra scrittori, specialmente all'inizio, sia molto bello poter condividere e supportarsi, che questo non tolga, non significhi mandare avanti un altro al posto di se stessi, ma anzi, che sia un arricchimento per tutti. Quindi mi piace molto lo spirito e ci vedremo con loro anche al Salone del Libro di Torino. Perfetto. Ecco appunto il rapporto invece che tu hai con le fiere. Tu appunto, come tu prima, sei partecipato a quella di Milano. Quindi il rapporto che hai con le fiere, quello che ti dà anche appunto partecipare alle fiere. E poi ecco, se vuoi dirci quali saranno le prossime fiere a cui tu parteciperai. Dunque, la prossima fiera sicuramente, come ti dicevo prima, il Salone del Libro. Non ne ho fatte molte finora, sono stata l'anno scorso a Cartoonix e conto anche di tornarci, non quest'anno, ma magari l'anno prossimo, anche con il nuovo romanzo in cantiere. Sicuramente è una bella esperienza la fiera, perché mette in campo qualcosa di diverso dallo stare dietro un computer a scrivere o comunque a fantasticare anche un po' in modo isolato, ma ti aiuta a tirare fuori anche quel qualcosa in più, cioè il contatto con le persone, il fatto di potersi, è un'opportunità per potersi anche raccontare di persona e poter vivere il lettore proprio guardandosi negli occhi. Quindi io trovo che siano delle belle esperienze per incontrare nuove persone.
nuove opportunità e anche lavorare un po' sul proprio coraggio. Certo. Perché vuol dire anche questo. Assolutamente sì. Perfetto, ringraziamo Morgan Mentil per la sua presenza qui a PN Radio. Grazie per aver partecipato.